colpi di arma da fuoco esplosi ad Avellino durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia e a farne le spese due persone, padre e figlio. E, accaduto la notte scorsa e i contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire. Centinaia di persone si trovavano intorno a Luna a festeggiare con caroselli di auto e a piedi l'approdo in finale della nazionale, quando qualcuno, non è ben chiaro se a piedi o a bordo di una delle auto che sfilavano all'altezza dell'incrocio tra Via De Concilia, Corso Vittorio Emanuele e Viale Italia, ha esploso 6 colpi di pistola contro una berlina Alfa Romeo grigio metallizzato. 2 proiettili hanno ferito padre e figlio che si trovavano nei pressi dell'auto a festeggiare la vittoria dell'Italia insieme con altre persone. I 2 sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino mentre tra la folla si scatenava il panico. Non sono in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri del comando provinciale di Avellino che ieri sera sono intervenuti assieme a una pattuglia della Guardia di Finanza. Da chiarire se i colpi siano stati esplosi maldestramente per festeggiare o se chi ha sparato intendesse approfittare della confusione per compiere una intimidazione o un agguato. E sono queste le ipotesi più accreditate al momento.